Ciao ragazzi, bentornati sul canale ufficiale Langa Studios. Anche oggi partiamo assieme per un viaggio alla scoperta dei segreti, non tutti perché sennò poi siamo rovinati, delle nostre lavorazioni video. Ora parliamo di loghi. Quando un logo non ha elementi grafici di spicco, non ha immagini, non ha niente, ha solo delle scritte, la nostra idea è ovviamente valorizzare al massimo tutto ciò che abbiamo. Lavoriamo con quello che abbiamo. In questo caso dovevamo fare un breve log reveal per un ristorante a tema diner anni 50. Ovviamente la scritta non è questa, però è per farvi capire. Dovevamo per forza utilizzare un font che ci riportasse almeno con la mente indietro in quel periodo storico. Inserendo il nostro testo già ruotato con il contorno definito, a cosa serve il contorno? Eh già, perché noi vogliamo fare in modo che questa scritta si riempia gradualmente, quindi il contorno ci serve a fare la prima transizione, la composizione della scritta tramite il controllo delle linee. E sempre con lo stesso metodo mettiamo gli altri colori. Se parliamo di design americano, ovviamente i colori saranno blu, bianco e rosso. Una volta fatto, mettiamo il nostro vero testo senza più contorni in modo che venga definitivamente composto con una combinazione dei tre diversi bordi e che alla fine diventi rosso. Ora inseriamo un effetto chiamato disturbo frattale, fractal noise, però non per la scritta che va bene così, quanto per dare un po' di dinamismo allo sfondo. Quindi regoliamo l'evoluzione dello sfondo in modo che sia un po' più dinamico ed ecco voi quello che ha visto il cliente.